Buonanotte e bentrovati alla terza edizione del TG6. In apertura ci sono importanti novità per quanto riguarda la viabilità in regione, perché 450 km circa di strade provinciali passano o tornano allo Stato. Tre le province interessate: Pescara, L'Aquila e Chieti. Il presidente della regione D'Alfonso questa mattina ha illustrato il provvedimento del governo. Vediamo nei dettagli nel servizio. 452 km di strade provinciali passano sotto la gestione diretta dello Stato e quindi di ANAS, con un risparmio per la manutenzione per le casse degli enti locali di circa 28 milioni e mezzo di euro. Lo stabilisce lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che riguarda la revisione della rete stradale sia statale che provinciale in diverse regioni italiane. Attualmente la rete di competenza delle province abruzzesi si estende per un totale di 5.900 km, su cui ormai è diventata presso che è impossibile la manutenzione a causa della scarsità dei fondi a disposizione degli enti locali. Assi viari che conducono a giacimenti turistici di montagna saranno di competenza di una grande azienda che in nome dello Stato e con i fondi dello Stato fa la manutenzione, la pulizia dalla neve, gestisce tutto ciò che assicura la scorrevolezza, la certezza dello spostamento quando si ha bisogno di raggiungere qui o lì delle distanze abruzzesi. Dichiaro qui che accanto a questi 457 km di strade da domani ricomincio a lavorare per fare in modo che la strada Silvi Atri SS81 e la strada Fossacesi a Lanciano entrino con pari dignità nel pacchetto delle strade statali, per le stesse caratteristiche che il codice della strada rileva per le strade che devono essere statizzate. Il presidente D'Alfonso ha anche riaffrontato il tema del caro autostrade, soprattutto a riguardo dell'A24 e dell'A25, tra le più care d'Italia. Per abbassare i costi, dice D'Alfonso, bisogna aumentare l'utenza. Beh no, ho dichiarato che se noi facciamo in modo che aumenti l'utenza, la tariffa di accesso al sistema autostradale può scendere, perché c'è un problema che in Abruzzo la tariffa è particolarmente elevata. Dobbiamo operare o facendo in modo che i lavori di manutenzione non gravino sulla tariffa o aumentando il numero degli utenti. E nel servizio abbiamo parlato dei problemi che hanno le province per quanto riguarda la manutenzione delle strade, non solo, anche per quanto riguarda l'edilizia scolastica, che è poi l'altra competenza che è rimasta dopo la riforma. Problemi che continuano per le province che subiscono il taglio dei trasferimenti da parte del governo. Secondo il neoeletto consigliere De Santis alla provincia dell'Aquila, il governo deve fare un passo indietro e riconsegnare risorse per i settori strategici, come detto viabilità ed edilizia scolastica. Allora vediamo insieme il servizio di Daniela Rosone. Province senza un euro, cariche per la gloria, senza portafoglio, ma l'impegno deve essere costante per settori chiave come viabilità, edilizia scolastica. Questo dice Lelio De Santis, neoeletto consigliere alla provincia dell'Aquila. Il governo deve fare un passo indietro, dice, e capire che servono fondi per le province. A fronte di queste competenze in fondo rimaste anche dopo la legge Delrio, da quello che capisco le risorse sono veramente molto molto ridotte e diventa difficile assicurare questi servizi senza queste risorse, per cui è necessario che il governo si svegli un po' e rimetta in capo alle province le risorse indispensabili, non per pagare le indennità degli amministratori che lo fanno solo in modo volontaristico, quindi gratis, ma per assicurare esclusivamente i servizi che sono essenziali soprattutto nelle zone interne nella provincia dell'Aquila. All'Aquila, ad esempio, la situazione delle strade provinciali è disastrosa. Il dibattito sulle strade, ad esempio quelle che portano al Gran Sasso, è aperto ormai da anni e la riforma del Rio ha spezzato di fatto le gambe a tante cose che si potevano fare per migliorare. Tante strade provinciali sono all'abbandono totale ormai da tempo, proprio per questa ragione l'assenza delle risorse. Tante strade chiuse, se voi pensate che per raggiungere il Gran Sasso, per andare al santuario San Pietro della Lienga è impossibile, la strada è abbandonata, e così tante altre dei comuni dell'Aquilano. Quindi è un problema serio. Queste strade, la viabilità è essenziale soprattutto nelle zone interne, quindi noi col presidente in testa che è stato eletto
La prima cosa che dovremo fare è bussare cassa al Ministero a Roma e far capire loro che se un ente ci deve essere, come la provincia che rimane dopo il referendum, ha bisogno delle risorse per assicurare questi servizi. Anche per l'edilizia scolastica rimangono i problemi, soprattutto all'Aquila nel dopo terremoto. A settembre riaprono le scuole e mancano ancora le soluzioni. Vedi il liceo Cotugno. Soprattutto qui all'Aquila, nella condizione di queste scuole, bisogna ridare sicurezza a queste scuole, perché i ragazzi e le famiglie devono stare tranquille nel mandare gli studenti a scuola, i figlioli a scuola. E io so, certo, la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, però so già di un incontro previsto per lunedì, il Presidente si sta attivando insieme col Sindaco dell'Aquila perché si affronti, ma concretamente, seriamente, questo tema, sperando di evitare i doppi turni e di dare una soluzione dignitosa, ma soprattutto sicura, alla ripresa delle scuole, dell'attività scolastica, quindi in settembre. Cambiamo provincia, ci spostiamo in quella di Teramo, che ha presentato i risultati degli studi sulla vulnerabilità sismica delle scuole superiori a seguito dei terremoti che hanno colpito la città e la provincia di Teramo. Ascoltiamo il presidente dell'ente, Renzo Di Sabatino, che spiega l'attuale situazione degli edifici scolastici. Marino di Teramo, non tutto, perché il blocco dei laboratori e quello della palestra invece è soddisfacente, ma il resto no, è l'Ipsia di Giulianova. Per queste due scuole abbiamo sostanzialmente trovato le soluzioni, per cui ripartiranno tranquillamente, credo, anche loro l'11 settembre, fermo restando che dobbiamo fare dei lavori urgenti per i quali abbiamo già attivato le imprese. Noi avevamo delle soluzioni che prevedono il coinvolgimento anche del Milli, che è un indice di vulnerabilità molto elevato, però col preside Nardini, che è appunto il dirigente scolastico di entrambi gli istituti, vedremo anche delle soluzioni alternative già i primi giorni della prossima settimana. Le scuole in muratura presentano tutte degli indici più alti rispetto a quelle in calcestruzzo, che sono state realizzate 30-40 anni fa. Nel medio periodo però, insomma, noi ci stiamo già attivando, e finalmente è tornato l'autorizzazione dall'ufficio di ricostruzione per il COMI, che c'era stato un problema lì di accavallamento in due terremoti, per cui rischiavamo, insomma, di aver bloccato il finanziamento. Ci è stato sbloccato, quindi andremo in gara, il COMI lo porteremo a 0,80. Quindi un indice molto alto. Per il Pascal ci sono 5 milioni e 4 per il blocco che è attualmente chiuso, per il Delfico il genio civile finalmente ci ha autorizzato il progetto e sarà mandato all'ufficio di ricostruzione. L'ingegnere Esposito mi ha detto che nel giro di qualche settimana ce lo rimanderanno, per cui noi stiamo sostanzialmente lavorando anche nel medio termine per avere 3, 4, 5 plessi scolastici che hanno una situazione di sicurezza. Sugli altri dovremmo fare un ragionamento più complessivo. Cambiamo argomento, ora ci occupiamo degli incendi. È stato domato il rogo che per 3 giorni ha interessato l'area di Contrada de Contra a Caramanico Terme. Alle operazioni di spegnimento hanno partecipato i vigili del fuoco, i carabinieri forestali, i volontari e la protezione civile, con l'ausilio di un elicottero e di un Canadair. Da questa mattina i vigili stanno provvedendo alla bonifica e anche alla ricerca di eventuali altri piccoli focolai in 60 ettari di zona impervia con pini e ginestre all'ingresso della riserva naturale della Valle dell'Orfento. Siamo nel Parco della Maiella. Su quanto accaduto in questi giorni sugli incendi ascoltiamo adesso il sottosegretario Mario Mazzocca. Le condizioni microclimatiche certamente non aiutano, la situazione è una situazione critica che stiamo comunque fronteggiando con le nostre forze, con l'impiego di tutti i nostri mezzi e anche con il supporto, soprattutto con il supporto delle forze dell'ordine, con le quali noi, ricordo, abbiamo stipulato 2 convenzioni affinché si potesse in qualche modo sopperire a questo periodo di transizione che deriva anche dalla dismissione de facto dell'ex corpo forestale dello Stato. Abbiamo avuto degli incendi importanti, soprattutto in zone impervie, che per ora, insomma, non hanno
se non limitatamente l'ambito, gli abitati. Incendi generatisi per autocombustione non li ho visti mai nella mia ormai purtroppo lunga esperienza, per cui credo, come stiamo ragionando in conferenza delle regioni fra gli assessori delegati alla protezione civile, che sia ormai ora e tempo di modificare questa norma tesa a una più incisiva repressione degli incendiari. E come ha detto anche Mazzocca, il microclima non aiuta in questi giorni a spegnere gli incendi. Il caldo torrido tiene sempre sotto scacco la nostra penisola e la nostra regione, almeno fino a domenica 6 ci sarà il bollino rosso che corrisponde a livello 3 ed indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, non solo dei soggetti a rischio come anziani, bambini molto piccoli e persone affette da malattie croniche. Bollino rosso che continuerà a valere per 26 città su 27. L'ultimo aggiornamento è del Ministero della Salute, secondo cui solo Genova resta l'unica città contrassegnata da un bollino giallo. Tra le città ad alta criticità fino a domenica figura anche la città di Pescara, un po' situazione critica in tutta la regione. Cambiamo argomento adesso, passiamo alla cronaca. Un ladro acrobata che saliva sui tetti delle case inagibili del centro per rubare le grondaie di rame. È stato arrestato dai carabinieri dell'Aquila, questo ladro, dopo un intervento spettacolare sul tetto di un antico palazzo. Arresto in quota, grazie anche alla collaborazione dei vigili del fuoco. Vediamo. Un ladro acrobata che volteggia sui tetti delle abitazioni inagibili per rubare rame. È stato arrestato però dai carabinieri dell'Aquila, che lo hanno colto in flagranza di reato. Si tratta di un aquilano, classe 78, con precedenti per reati contro il patrimonio e con precedenti inerenti alle sostanze stupefacenti. L'uomo è stato notato sul ponteggio di una casa inagibile in piazza San Pietro di Coppito su Palazzo Ventura. Il tempestivo intervento dei militari del nucleo radiomobile della compagnia carabinieri dell'Aquila, coordinati dal capitano Francesco Nacca, ha consentito prima di osservare l'uomo e poi di intervenire in sicurezza una volta capito l'intento criminale del malvivente. Il ladro stava infatti smontando delle grondaie in rame. Immediatamente sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione dell'Aquila e del nucleo operativo in Borghese. Questi sono entrati nel palazzo salendo sul tetto per bloccare l'uomo. Sono intervenuti ovviamente anche i vigili del fuoco con la scala mobile per assicurare l'arresto del malvivente, ma in totale sicurezza. L'aquilano è ai domiciliari. Il fenomeno dei furti di rame in città è stato sempre attenzionato dai carabinieri dell'Aquila, che hanno portato avanti diverse operazioni importanti in tal senso. Grazie all'operazione Riders, ad esempio, è stato smantellato un riconosciuto sodalizio criminale attivo non solo nell'Aquilano, ma anche nelle province di Rieti, Pescara, Chieti, Campobasso, specializzato anche nei furti di bancomat attraverso la tecnica del cash trapping e quasi interamente composto da cittadini rumeni. Questa volta ad essere stato colto in flagranza è un aquilano, dalle palesi abilità di acrobata, dimostrate nel camminare con molta facilità e senza alcuna protezione su impalcature che raggiungevano anche i 10 metri di altezza. Proseguiamo con la pagina di cronaca. Evaso intorno alle 4 dall'ospedale di Chieti, dove era piantonato il 24enne albanese arrestato ieri dalla polizia di Chieti al termine di un inseguimento lungo l'asse attrezzato fra Pescara e Chieti, mentre altre due persone che erano con lui in auto erano riuscite a dileguarsi. Il giovane, ricoverato con prognosi di 30 giorni per trauma toracico e addominale, ferita lacero-contusa ed escoriazioni, ha chiesto di andare in bagno. Gli agenti che lo piantonavano gli hanno tolto le manette e lui li ha aggrediti, fuggendo poi a piedi. Ieri pomeriggio il suo arresto, operato in flagranza dalla polizia con le accuse di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, era stato convalidato dal giudice. Continuiamo con la cronaca. Notte di controlli nel centro storico dell'Aquila da parte della polizia, una patente ritirata e altri provvedimenti. La presenza sempre più incisiva degli agenti sta funzionando. I controlli periodici della Questura dell'Aquila e in particolar modo della squadra mobile e della squadra volante cominciano ad essere un ottimo deterrente per i tanti giovani che affollano il centro storico della città. Anche nella notte appena trascorsa, personale del servizio nei luoghi della Movida Aquilana, con agenti aiutati dai cani antidroga, hanno seguito le piazze e i punti di maggiore raccolta del divertimento notturno aquilano, concentrando la propria attenzione in particolar modo su via Garibaldi e piazza Chiarino. Oltre a questo, pattuglie in giro per i controlli relativi all'abuso di alcol alla guida.
Il bilancio dimostra che l'obiettivo della Polizia di Stato è stato centrato in pieno. Una patente ritirata, una violazione amministrativa per detenzione ad uso personale di marijuana ed infine una violazione al regolamento di polizia urbana di un locale per la musica troppo alta. Sono questi i provvedimenti adottati durante il controllo dagli agenti della Questura, che sempre più spesso sono presenti nei luoghi di aggregazione del divertimento, ma non semplicemente per reprimere, come dicevamo, ma piuttosto per attuare una sorta di prevenzione in una città che a fatiche pian piano si sta riappropriando dei luoghi di divertimento nel centro storico. Per il secondo anno consecutivo il Comune di Montesilvano rinnova la convenzione con gli OPSA della Croce Rossa per garantire la sicurezza sulle spiagge della città e fare informazione su come proteggersi dal caldo. Andrea Costantini. Il Comune di Montesilvano rafforza le condizioni di sicurezza in mare e sulle spiagge, rinnovando anche per quest'anno la convenzione con gli operatori polivalenti salvataggi in acqua, gli OPSA della Croce Rossa Italiana, i quali con la loro esperienza, con le loro attrezzature e muniti di defibrillatore affiancano gli uomini della Guardia Costiera e in mare sono complementari al lavoro dei bagnini a presidio del litorale di Montesilvano, dai grandi alberghi e fino al confine con Pescara. Stiamo già facendo attività dai 300 metri interni al mare, quindi dalla battigia a 300 metri è un'attività coperta dai bagnini. Noi interveniamo con i nostri natanti al di fuori di questi 300 metri, assistiamo quindi tutte quelle persone che hanno bisogno sia per problematiche di carattere sanitario, anche per problematiche di difficoltà a rientrare con alcuni natanti, alcuni mezzi, li assistiamo affinché tutto vada nel verso giusto. Pattugliamo il fine settimana e oramai questo è il secondo anno e in più facciamo un'attività dedicata alla informazione presso gli stabilimenti balneari di Montesilvano per quanto riguarda tutte quelle attività inerenti a colpi di calore, insomma informazione generale sulla corretta alimentazione e come tutelarsi dal grande caldo. Questo servizio aggiuntivo che va a coprire il tratto di mare dal 300 metri ad andare oltre riveste un'importanza molto rilevante. Alcuni casi alcune situazioni hanno confermato l'utilità, in quanto la Croce Rossa ha operato per consentire il rientro di imbarcazioni che avevano difficoltà. Come fatto lo scorso anno, appunto, abbiamo rinnovato questa convenzione e intendiamo anche rifarlo in futuro, perché riteniamo che questo sia veramente un servizio fondamentale, importantissimo per la cittadinanza e per i turisti che scelgono Montesilvano come meta delle loro vacanze. La FIOM CGIL di Chieti ha voluto ricordare la figura del segretario Marco Di Rocco in una assemblea che si è svolta a Lanciano ad un anno dalla sua scomparsa. Vediamo il servizio. Unità e fratellanza sono questi i valori che Marco Di Rocco ha trasmesso all'interno della FIOM CGIL. Il suo sindacato, quello in cui ha militato per 20 anni, ha voluto ricordare la figura dell'indimenticato segretario in una gremita assemblea del direttivo provinciale a Lanciano. Con gli occhi gonfi di lacrime, le voci interrotte spesso dalla commozione nei diversi interventi, ognuno ha voluto contribuire al ricordo di Marchetto, così lo chiamavano gli amici di sempre. Ad un anno dalla prematura scomparsa, la ferita è ancora aperta, dice Davide Labrozzi, segretario provinciale FIOM Chieti, promotore dell'iniziativa Palazzo degli Studi. Ricordo di lui la positività, cioè anche le cose difficili, quelle meno belle, quelle più complesse, per lui erano sempre, diciamo, un dover gestire una cosa facile, semplice, e lui guardava sempre con ottimismo il lavoro da fare, e questo penso che abbia contribuito notevolmente a portare a casa per le lavoratrici e i lavoratori ottimi risultati. Non solo il sindacato, anche la politica è stata una parte fondamentale nella vita di Marco Di Rocco. Nel 2016, ricorda il sindaco Mario Pupillo, l'ho chiamato per coordinare la campagna elettorale delle comunali. Nessuno era bravo come lui. È una persona che ha sempre affrontato la vita caricandosi dei problemi degli altri, condividendo le ambasce, le paure, le sofferenze. E ricordo la mia campagna elettorale, nella quale lui è stato un protagonista eccezionale, facendo un'operazione straordinaria di organizzazione, di consigli che ci ha profuso durante tutta quella battaglia elettorale. Quindi io do anche a Marco il merito che
la mia coalizione abbia vinto, che io sia sindaco. Io lo ringrazio a nome mio, a nome, penso, della città, di interpretare questo desiderio. Dal 10 al 13 agosto prossimi torna la 17ª sagra della Porchetta di Colle d'Ara. Si rinnova così un atteso appuntamento con la pietanza della tradizione culinaria abruzzese. La preparazione della porchetta è una vera e propria arte che vanta a Colle d'Ara un secolo e mezzo di storia e si tramanda di generazione in generazione secondo un'antica ricetta che prevede un rigoroso processo di preparazione e la cottura in forni antichi. Sentiamo. Anche quest'anno rinnoviamo l'appuntamento più importante dell'estate colledarese. Un mio ringraziamento ma ovviamente ai maestri porchettari per quello che fanno per il nostro comune e soprattutto vorrei sottolineare che quest'anno ci sarà anche una mostra per raccontare la storia della porchetta a Colle d'Ara. La sagra sarà dal 10 al 13, sarà allietata da musica, canti, danze, naturalmente dalla buonissima porchetta, fiumi di birra, e all'interno di questa sagra ci sarà una mostra di fotografie dal 1960 a adesso, tutti e nove i maestri porchettari. Ed ora siamo allo sport, penultima giornata di allenamenti a Palena per il Pescara che domenica farà il debutto ufficiale stagionale in Team Cup contro la Triestina. La partita così chiuderà la seconda fase del ritiro precampionato nel centro del Sangro Aventino. Ieri sera la squadra è stata presentata nella piazza del paese. Il tecnico Zeman è soddisfatto del lavoro svolto fino a questo punto e non si sbilancia sul calendario diramato ieri che vede i biancazzurri debuttare con la squadra di cui il Boemo ha fatto la storia, cioè il Foggia. Ascoltiamo le parole del tecnico. No, ma io penso che la fiducia è quello che, da cui bisogna partire, poi bisogna vedere se si riesce a fare qualche cosa di positivo. Noi stiamo lavorando per quello, io penso che non mi posso lamentare del comportamento della squadra, cerchiamo di fare meglio possibile, speriamo di poter competere con tutte le altre squadre. Vabbè, Foggia è sempre una squadra dove sono stato bene, dove abbiamo fatto bene, io spero che anche a Pescara, che abbiamo fatto bene qualche anno fa, riusciamo a fare bene. Io, ripeto, io ho la squadra dove è vero che sono tanti giovani, ma penso che sono di talento e spero che impareranno e basterà per competere con gli altri. Da oltre 10 giorni al lavoro con la squadra primavera il neotecnico Massimo Epifani. Sono tornato a casa, afferma l'ex San Nicolò, che ha collaborato con Zeman nella prima parte del ritiro, quello svolto a Rivisondoli. L'intervista di Paolo Renzetti. Iniziata da qualche giorno la preparazione del Pescara Primavera, Massimo Epifani, come stanno andando le cose, come prosegue la marcia di avvicinamento alla stagione, alla nuova stagione del Pescara? Va bene, stiamo lavorando a Pescara, stiamo combattendo tutti i giorni con il caldo, però bene, siamo in fase di costruzione, è una bella esperienza, ho a che fare con dei ragazzi molto interessanti e molto bravi, quindi lavoriamo con tanto entusiasmo. Allenatore del Pescara Primavera, era quello che Massimo Epifani voleva oppure diciamo, l'obiettivo è quello di allenare nella prossima stagione in Lega Pro? Ma mi è capitato di allenare prima del Pescara, l'ho preso con tanto entusiasmo perché sono tornato a casa e intanto posso dire che da quest'anno sono allenatore professionista e quindi si lavora, adesso sono concentrato in questa annata calcistica, poi l'anno prossimo si valuterà tante cose. Sono contento di essere tornato e di fare un bel lavoro prospettato dalla società anche in prospettiva, quindi speriamo di fare bene. Essere nel Pescara significa per Massimo Epifani anche e soprattutto lavorare al fianco di Zdenek Zeman. Hai svolto gran parte della preparazione di Rivisondoli, anzi tutta la preparazione di Rivisondoli, a fianco al tecnico Boemo. È stata un'esperienza importantissima come crescita professionale.
Ma questo sono stato onoratissimo di stare col mister, perché credo che non è Massimo Epifani a parlare del mister Zeman. Per me è stata una grandissima esperienza, 15 giorni ho cercato di rubare tutti i segreti che ha, e anche se lui è veramente una persona al di fuori dell'allenatore, una grandissima persona che mi ha accettato e mi ha accettato con grande entusiasmo. Quindi sono contento di questa esperienza, è una cosa che mi acculturata ancora di più e speriamo di portarla nel futuro. Ma è proprio così dura la preparazione di Zeman o c'è anche un po' di leggenda dietro tutto questo? Al mister fa lavorare, si lavora, si corre, si fa le cose fatte bene, chi sta di dentro capisce le dinamiche del lavoro dell'allenatore, chi sta al di fuori magari parla di questa leggenda che il mister fa lavorare tanto, ma lavora con grande intensità, ma sicuramente con dei carichi di lavoro che poi porteranno dei frutti durante l'anno. Scendiamo di categoria adesso in Serie C per parlare del Teramo. Ieri ultimo test prima della gara di domenica prossima, valida per la prima giornata del triangolare di Coppa Italia di Lega Pro sul neutro di Fano contro la Fermana. Con le reti di Pierantonio, Ilarie e di Renzo, i biancorossi hanno superato 3-0 la Torrese. Sul fronte mercato si attende la definizione degli ultimi dettagli burocratici prima di ufficializzare l'attaccante esterno Bacio Terracino. Intanto, dopo una stagione da dodicesimo, il portiere Tomas Calore punta ad essere titolare della porta del diavolo. Sentiamo. Ma sì, è normale che comunque quando arrivi in una squadra con un peso diverso le responsabilità aumentano, sia durante gli allenamenti che durante le prime uscite amichevoli nel pre-stagionale. È normale che mi devo far trovare pronto sotto tutti i punti di vista e io lo sto facendo al massimo delle mie possibilità, lavorando sia con la squadra, con l'allenatore dei portieri, ci mi sto mettendo a disposizione. Poi ovviamente sarà, come diciamo sempre, sarà il campo a dare le sue risposte migliori. Sia Narciso, ma cito anche Francesco Rossi, ma anche lo stesso Branduani che è stato qua per pochi mesi. Sono tutte persone che a livello umano mi hanno dato molto, sia per fare l'esempio anche la situazione di Branduani, la situazione è stata comunque turbolenta. Anche da lì ho capito che comunque nel calcio non si sa mai come si va a finire, cioè un giorno prima sei il numero uno, poi per situazioni avverse magari il giorno dopo non vieni nemmeno convocato. Quindi l'insegnamento è di stare sempre sul pezzo, sempre concentrato, perché quello che oggi, domani potrebbe cambiare da un momento all'altro. E, tenendo in considerazione anche Antonio Narciso, che per me è stato importantissimo negli ultimi mesi qui a Teramo, perché nonostante non giocando molto, sotto gli aspetti caratteriali, motivazionali, lui è stato veramente di grande aiuto. Ma io lui già lo conoscevo perché l'ho incontrato a Pescara, lui è venuto a fare un provino circa 4 anni fa, se non mi ricordo male, e comunque fisicamente siamo strutturati allo stesso modo, anche tecnicamente siamo discreti con i piedi, ce la caviamo, tecnicamente siamo, diciamo, non dico lo stesso portiere, ma quasi, in linea di massima siamo più o meno simili. Lui ancora lo conosco bene sotto l'aspetto caratteriale, come reagisce magari alle pressioni della partita, ancora lo devo inquadrare, diciamo, bene sotto questo profilo. Però se mi devo attenere a quello che ho visto in questi giorni di ritiro, penso che comunque siamo sulla stessa linea d'onda io e lui praticamente. Io sono aperto a tutte le possibilità, ovviamente un profilo di esperienza può solo che portare bene, sia nell'aspetto tecnico sia nell'aspetto di motivazione e caratteriale. Quindi io sono aperto a tutte le possibilità e mi metto a disposizione senza problemi. In Serie D, clamoroso ribaltone in casa Vezzano. Dopo appena 10 giorni di lavoro è stato esonerato l'allenatore Umberto Marino, decisione presa ieri sera dal presidente Gianni Paris a causa delle forti discussioni nate in questi giorni fra il tecnico e gli elementi più esperti della squadra. La sconfitta nell'amichevole con il Sambuceto è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La squadra marsicana al momento è stata affidata all'allenatore della Juniores Nazionale Antonello Gallese, che da oggi dirige i lavori in attesa del sostituto. Si fanno diversi nomi, quelli di Ottavio Palladini, Alessandro Lucarelli, per lui sarebbe un ritorno, e Federico Giampaolo. Restiamo in Serie D, l'Aquila domani partirà per il ritiro con una proprietà nuova di zecca e qualche ritorno tra i giocatori. La nuova proprietà sarà presente durante la preparazione e ci sono i presupposti per fare una stagione buona, considerato anche il ritardo nell'allestimento della rosa.
Domani partirà ufficialmente il ritiro dell'Aquila Calcio con una proprietà nuova di Zecca. Chiuso l'accordo, l'amministrazione comunale, che è stata parte integrante della trattativa, è già al lavoro per supportare, per quanto possibile, la società a livello di strutture. È stata una trattativa sofferta che ci siamo inseguiti per diversi giorni. Penso di poterlo dire che l'apporto dell'amministrazione è stato determinante per il raggiungimento dell'accordo. Abbiamo avuto modo di conoscere anche i nuovi soci che sono entrati nella compagine. Tutto lascia sperare, insomma, che si possa affrontare un campionato da un punto di vista societario e organizzativo assolutamente tranquillo. Fa piacere vedere che anche il mercato è già in fermento, che stanno tornando dei ragazzi. E noi, per quanto possibile, continueremo ad essere collaborativi anche per quanto riguarda le strutture e l'apporto che il Comune potrà dare dal punto di vista anche dell'impiantistica. L'assessore Piccinini, assieme al vice sindaco Liris e al notaio Trecco, avranno il ruolo di garanti e dovranno vigilare sui vecchi e sui nuovi. Più che altro è stata una un'intuizione nata nel momento in cui abbiamo capito che la trattativa per dettagli, per incomprensioni, si era un po' fossilizzata e quindi non si riusciva a sbloccare. Più che altro sarà un supporto di natura istituzionale per quello che è. E mi auguro che non ci sia alcun bisogno di alcuna intromissione, anche perché sarebbe assolutamente fuori luogo e del tutto inconferente con quello che è la gestione di una società sportiva. Sul fronte squadra, oltre a Steri confermatissimo, sembrerebbe cosa fatta per il ritorno di Valente e Pupeschi in rossoblù, ma potrebbe tornare anche Bartoccini, che a dicembre poi si accasò a Mestre. In rossoblù tornerà anche Brengi, che andò via lo scorso anno dopo l'addio del mister Morgia. In difesa arriva Iboio, che Battistini ha già allenato, ed il terzino classe 98 Boucher. In prova anche l'attaccante albanese Isa, che ha chiesto di essere valutato dal mister. Insomma, un mercato in piena evoluzione, con riconferme anche nello staff. Ad affiancare il mister Battistini, il preparatore dei portieri Verna Cotola, mentre il secondo del mister dovrebbe essere Renato Greco. È tutto anche per l'edizione della notte del TG6. I prossimi appuntamenti con la nostra informazione sono domani mattina alle ore 8 con la rassegna stampa di Mattino 6 e poi con le tre edizioni del telegiornale alle 14, alle 19 e alle 23. Grazie per averci seguito, vi auguro la buonanotte.